L'orientamento. Quante volte ci è capitato di chiederci «Dove sono?» Così è facile capire dove siamo. Così invece è più difficile. Qui la risposta è ovvia. Qui siamo letteralmente in alto mare. Orientarsi, allora, non sempre è facile come sembra. Noi sappiamo di essere qui. Ma dov'è il nostro qui? E come possiamo sapere che il nostro qui non sia, in realtà, un lì, o viceversa. L'orientamento serve a capire dove siamo, dovunque ci troviamo e in quale direzione andare per raggiungere un luogo. Non possiamo orientarci da soli, però. I nostri qui, lì, più vicino, appena prima, sono indicazioni prive di significato se non vengono messe in relazione ad elementi fissi e riconoscibili, e che ci aiutano a capire dove siamo. Questi elementi si chiamano punti di riferimento. Prendiamo come esempio il tragitto che facciamo ogni mattina per andare a scuola. La nostra casa, un monumento famoso, la piazza della nostra città, il campanile, la nostra scuola. Questi sono punti di riferimento che conosciamo, che ci aiutano a creare una mappa mentale e ci permettono di sapere sempre dove siamo e in quale direzione stiamo andando. Se di notte scambiassero la posizione del campanile, del monumento e della piazza, il nostro orientamento andrebbe in fumo. La casa e la scuola resterebbero al loro posto, ma non sapremmo più da che parte andare. Quando ci troviamo in un posto che non conosciamo, invece, come un bosco o una città straniera, per orientarci possiamo ricorrere a riferimenti fissi come il nord, il sud, l'est e l'ovest, ovvero i punti cardinali. L'uomo ha stabilito i punti cardinali osservando il moto apparente del sole. Il punto dove sorge il sole è stato chiamato est e corrisponde all'oriente. Il punto dove il sole tramonta, invece, è chiamato ovest e corrisponde all'occidente. Il punto in cui il sole raggiunge la sua altezza massima è il sud. Il punto opposto al sud è il nord. I punti cardinali sono disposti a croce, per cui è sufficiente conoscere la posizione di uno solo di essi per individuare la posizione degli altri. Come la nostra città, infatti, anche la Terra ha i suoi punti di riferimento fondamentali. Il polo sud e il polo nord, per i quali passa l'asse di rotazione terrestre, e l'equatore, la circonferenza immaginaria che divide la Terra in due emisferi. Emisfero boreale a nord ed emisfero australe a sud. I poli e l'equatore permettono di tracciare sulla superficie della Terra una serie di linee verticali e orizzontali perpendicolari tra loro, i paralleli e i meridiani. I paralleli sono circonferenze parallele all'equatore, che è il parallelo zero. Ci sono 90 paralleli a nord dell'equatore e 90 paralleli a sud. I meridiani sono semicirconferenze che congiungono i due poli, a partire dal meridiano di Greenwich, che passa da Londra ed è considerato il meridiano zero. Ci sono 180 meridiani a est e 180 meridiani a ovest. Torniamo per un attimo alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Dove sono? Paralleli e meridiani formano il reticolato geografico, cioè una griglia a scacchiera, simile a quella che usiamo per giocare alla battaglia navale e che ci permette di individuare con precisione la posizione delle navi. Ogni punto della Terra, infatti, si trova all'incrocio di un meridiano e un parallelo e può essere individuato attraverso un sistema di coordinate, la latitudine e la longitudine. La latitudine indica la distanza in gradi di un punto dall'equatore. Può essere nord o sud.
La longitudine indica la distanza in gradi di un punto dal meridiano di Greenwich. Può essere est o ovest. Grazie al reticolato geografico, perciò, è possibile determinare la posizione di qualunque punto. Anche quelli che ci sembravano impossibili da stabilire.